macchina organizzativa sta funzionando, i nostri pronto soccorsi penso che stiano facendo il meglio, nessun cittadino viene lasciato senza cura. È evidente che nei momenti di grande difficoltà, come quando c'è grande caldo e picchi influenzali, qualche disagio si può evidentemente ripercuotere sulle strutture, ma la nostra qualità di cura è molto elevata e l'attenzione che ci mettiamo è sicuramente ai massimi livelli. Si può fare di più per dare un'accoglienza, un'informazione più capillare ai cittadini che vanno, credo che su questo ne abbiamo parlato con i direttori generali, si possa fare ancora un lavoro che non vuol dire avere cure migliori, perché già oggi avremo hanno delle cure assolutamente appropriate alle esigenze dei pazienti, si tratta di avere, come si dice, un po' più di attenzione e delicatezza all'essere umano, e credo che questo possa ancora essere un obiettivo che può migliorare in termini qualitativi, ma nel complesso non ci sono emergenze che la sanità ligure oggi non sia in grado di affrontare, sta affrontando ottimamente anche questa. È certo che se qualche codice bianco aspetterà qualche tempo di più, perché in un momento di grande difficoltà ovviamente si tende a dare maggior soccorso alle persone che arrivano in serie difficoltà, questo è comprensibile anche ai cittadini normali.